Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno e ben ritrovati. In apertura, l'omicidio è avvenuto ieri sera intorno alle 20:15 a San Giovanni Persiceto in un parcheggio della zona industriale del comune bolognese. Una donna di 76 anni ha ucciso il marito di 78 e poi ha tentato il suicidio. Ora la donna è in stato di arresto in ospedale. Non riusciva più ad affrontare la malattia del marito. Sarebbe questo il movente che ha spinto una donna di 76 anni ad uccidere il consorte Renzo Marchesi, di 2 anni più grande, e poi ad autolesionarsi. È il quadro che emerge dietro l'omicidio avvenuto ieri sera poco dopo le 20 a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, in via Sabin, in un parcheggio della zona industriale all'interno di un'auto dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato 2 coltelli. Da una prima ricostruzione sembra che la coppia avesse fatto alcune commissioni in paese, poi la donna, anziché tornare a casa, si è fermata nel parcheggio. Lì si è consumata la tragedia, forse anche premeditata da parte della 76enne. Infatti, all'interno dell'auto e anche nell'abitazione della coppia, i carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi bigliettini. Poche parole, dove la donna avrebbe espresso tutto il suo disagio nell'affrontare la malattia del marito. È stata la stessa 76enne a chiamare il figlio, spiegandogli in modo confuso quello che aveva appena compiuto. Figlio che ha chiamato il 118 e di conseguenza i carabinieri. Sul posto è arrivato in breve tempo anche il PM di turno, Francesca Rago, che coordina gli accertamenti dell'arma. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia e proprio dall'esame del medico legale si potranno avere informazioni utili a chiarire la dinamica del delitto e un eventuale consenso della vittima che al momento non emergerebbe. L'uomo è stato colpito con diverse coltellate, sono stati sequestrati 2 coltelli da cucina, quanto pare appositamente acquistati. La donna ora è in stato di arresto, piantonata all'ospedale, non sarebbe in immediato pericolo di vita. E questa mattina a Bologna è stato occupato un immobile di proprietà Acer in via Zampieri, 14A, edificio occupato e poi sgomberato alla fine dello scorso anno. In questo spazio oggi rientra la comunità carica di rabbia e amore che è animato via Stalingrado 31. Oggi riapriamo la cerchiata, scrivono gli occupanti sotto la sigla Infestazioni. Si tratta di uno dei tanti locali che è stato lasciato, murato per 9 anni da Acer, la stessa istituzione che nel 2021 ha sgomberato l'occupazione abitativa di via Zampieri a 2 giorni da Natale, vantandosi della politica zero occupazioni in tempo di piena crisi abitativa in città, scrivono gli occupanti. Intanto, pochi giorni fa, il presidente di Acer, Marco Bertuzzi, ha dichiarato di voler aprire un museo delle case popolari all'interno di un vecchio deposito in disuso in Bolognina, il quartiere che la giunta PD da anni sta offrendo in pasto a palazzinari e speculatori, sostengono gli attivisti, favorendo processi di gentrificazione, scritto proprio così. E questa mattina presso la casa di quartiere Fondo Comini è stato inaugurato l'Orto dei Piccoli con il murales dedicato a Lorenzo Bastelli, bambino scomparso prematuramente lo scorso novembre, grande appassionato di basket e Fortitudo, che gli dedicherà un seggiolino al Paladozzo. Sono molto felice di poter ospitare qui a Fondo Comini, in Bolognina, in questo parco che è un progetto speciale del nostro territorio di rigenerazione, di riqualificazione, un ricordo, il murales che è dietro di me e l'orto didattico per bambini e per bambine a Lorenzo Bastelli. Abbiamo voluto dedicarlo, come sapete, a Lorenzo Bastelli proprio per lasciare una testimonianza concreta, come ha scritto la mamma nei discorsi che ha fatto anche pubblicamente, di lasciare qualcosa che ricordasse Lorenzo e la sua battaglia per la vita che ha fatto, e noi oggi siamo qui a inaugurare. Un gancio importante alla vita, perché noi siamo preoccupati di correre insieme con una palla, in realtà la vita è qualcos'altro, il nucleo centrale dell'esistenza risiede
sicuramente fuori dal campo ed è necessario che ci si ricordi più spesso che l'esistenza e la vita ti danno, ti offrono tanti ostacoli e la capacità di superarli, di essere forti, veri di fronte agli ostacoli che la vita ti propone è veramente l'essenza. Io penso che sia molto importante per la nostra comunità ricordare Lorenzo Bastelli, stare accanto alla sua famiglia e raccontare anche ai nostri bambini e alle nostre bambine della sua storia, del suo straordinario coraggio, dei suoi tanti talenti e di come la sua esperienza con la forza straordinaria della sua famiglia. Un ricordo che sicuramente voglio lasciare a Lorenzo, peraltro mi farebbe piacere poi che i loro genitori, i suoi genitori, che sono tifosissimi Fortitudo, magari gli dedicheremo uno spazio all'interno del Palazzo dello Sport. E cominciano oggi a Bologna i congressi nei circoli del PD in vista del congresso che eleggerà il prossimo segretario nazionale. A margine dell'inaugurazione dell'Orto dei Piccoli abbiamo parlato con la segretaria provinciale Federica Mazzoni. Che cosa vi aspettate, che cosa ci si aspetta? Beh, come segretaria del PD di Bologna mi aspetto una grande partecipazione. Io ringrazio di cuore i nuovi iscritti e le nuove iscritte che hanno deciso di partecipare a questa mobilitazione che è il congresso per creare, fondare un nuovo partito democratico. Io auguro a tutti i candidati e le candidate un grande in bocca al lupo, si parte oggi, buona partecipazione a tutti. Andiamo ad occuparci del tratto di via Ferrarese che attraversa la frazione Sant'Anna fra Bologna e Castelmaggiore, poche centinaia di metri dove si verificano sistematicamente incidenti, anche molto gravi. Qualche anno fa morirono tre ragazzi. Mercoledì sera un frontale è costato la vita a un uomo di 54 anni. Residenti e commercianti da tempo chiedono interventi per aumentare la sicurezza di questa strada e TV è tornata ad ascoltare le loro voci. Noi non ne possiamo più di vedere dei cadaveri in mezzo alla strada coperti di lenzuolo bianco. Non si può vivere, anche di notte, cioè appena senti un boato subito si corre giù. Siamo in via Ferrarese fra Bologna e Castelmaggiore, ma ancora nel territorio di Bologna. In questo tratto di strada il limite di velocità, come vedete dal cartello alle mie spalle, sarebbe di 70 km orari, ma auto, moto, mezzi pesanti sfrecciano a velocità ben superiori. Ne testimonia il fatto che si verificano incidenti stradali molto gravi, l'ultimo un incidente mortale è successo proprio solo due giorni fa. I residenti di questa zona, i commercianti che lavorano da queste parti, sono davvero esasperati e chiedono interventi al comune. Corrono tutti come dei pazzi e non sappiamo più come fare, perché noi abbiamo paura anche andare a votare il Rusco, io ho il cane, ho paura a portare fuori il cane, ci sono due famiglie di ragazzi giovani con delle bambine di pochi mesi, come fanno a girare qua? Qua la gente ci lascia veramente le penne e noi non possiamo più, non sappiamo più cosa fare davvero. Il limite dei 70 secondo lei è sufficiente? No, ci vorrebbe il limite dei 50 e secondo me con anche un autovelox fisso. Solo il cartello secondo me non conta niente, un autovelox, qualcosa che la gente capisca perché i cartelli non li guardano. È un anno che siamo qui mia mamma e abbiamo già assistito a 4 incidenti brutti, molto brutti, infatti. E due giorni fa è morta purtroppo una persona. Stiamo lottando con il comune per vedere se si può installare un autovelox, un DOS, un passaggio pedonale o quant'altro. Vedi come vanno, c'è gente che li ritroviamo anche dall'altra parte, delle volte con la macchina, cioè è impossibile che una strada sia così veramente. Se lei dovesse fare una richiesta direttamente al sindaco cosa chiederebbe? Di pensare anche a noi in questo tratto di strada, perché è una cosa allucinante. Si parla di Bologna Città 30, voi vi sentite un po' però dimenticati qua? Noi molto dimenticati, sì, proprio l'ultima ruota, cioè non ci considerano, non so per quale motivo. Città 30 qua da noi proprio non so, o siamo cittadini di serie B, noi non ne ho la più pallida idea, però qua non ci ascolta nessuno. Nessuno, e sono anni che ci proviamo, ma niente da fare. Se no andiamo sotto casa del sindaco e andiamo a fare una bella petizione del casino. E parliamo adesso di un'iniziativa dei tassisti in tutta Italia per le associazioni senza fissa dimora. A Bologna ha aderito Cotabo.
coperte, cibo, abiti invernali per le associazioni senza fissa dimora. All'iniziativa, che si è svolta su tutto il territorio nazionale, chiamata Amici Fragili e lanciata dall'associazione di volontariato Tutti Taxi per Amore, ha diritto a Bologna Cotabo, che ha consegnato il materiale raccolto a Piazza Grande. Il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, spiega il senso dell'iniziativa. Essere una cooperativa prevede il rispetto di alcuni valori e principi che ci distinguono dalle imprese tradizionali. Tra questi c'è l'impegno verso la collettività, attraverso azioni solidali che portino valore ai territori in cui si opera. Essere attenti agli altri, soprattutto a chi si trova in situazioni di bisogno, è estremamente importante. Per questo, anche quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa Amici Fragili, organizzata su scala nazionale dall'associazione di volontariato Tutti Taxi per Amore. L'obiettivo è quello di raccogliere coperte, vestiti e cibo da donare alle associazioni che aiutano i senza fissa dimora. Sul nostro territorio il materiale raccolto è andato e andrà a Piazza Grande, che utilizzerà gli alimenti nel loro punto freddo sotto coperta, e la consegna è già iniziata in questi giorni. Un sentito ringraziamento a tutti i nostri soci che hanno collaborato per l'iniziativa e a coloro che hanno deciso in qualche modo di aiutare le persone fragili. È online il rinnovato sito internet di ETV Rete 7, dove poter seguire 24 ore al giorno tutti gli aggiornamenti delle notizie e non solo, ed avere immediatamente un quadro d'insieme dei principali fatti di Bologna e provincia. Sì, ecco, allora grazie. È online proprio da queste ore il nuovo sito, un nuovo servizio che offriamo ai nostri telespettatori, in genere ai nostri utenti, di ETV Rete 7, un nuovo sito che innanzitutto vuole essere un po' più ordinato e soggiace, diciamo così, a un mix classico che è quello della notiziabilità e della cronologia degli avvenimenti. Nella prima pagina potete trovare dunque i fatti principali di Bologna e provincia, ma non solo, di cronaca, politica, economia, costume e sport, sperando di non esserci dimenticato qualche categoria. E scorrendo poi potete trovare, naturalmente, oltre che la diretta di quello che stiamo trasmettendo, anche gli ultimi telegiornali con una ricerca d'archivio, insomma potete trovare poi tutti i telegiornali sempre nella prima home page. C'è il meteo, ci saranno tante rubriche, c'è il nostro palinsesto con le trasmissioni più importanti, le ultime, dicevamo, quindi online con questo sito che ora parte in questo modo, ma seguiranno poi tante altre sorprese che vi comunicheremo di volta in volta. Per ora è tutto, vi abbiamo rubato un po' di spazio, restituiamo la linea telegiornale. E parliamo adesso di sport. Vittoria in trasferta per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra di coach Scariolo si impone per 76-64, anche grazie ai 21 punti di Marco Bellinelli. Una vittoria per rimanere in piena corsa per i play-off, ottenuta senza Teodosic, Lundberg e Ogeleye. Nonostante le assenze pesanti, la Virtus vince a Villeurbanne 77-64, vendicando anche la gara dello scorso novembre. A tenere per mano la squadra ci ha pensato Marco Bellinelli, autore di 21 punti. Bene dunque l'attacco, ma un plauso va anche alla difesa, capace di contenere la svelta. La squadra ha fatto un gran lavoro per smarcare Marco, ha osservato il coach Scariolo alla fine della gara, e lui è stato eccellente nel farsi trovare pronto in uscita dai blocchi. Abbiamo giocato bene sempre, a parte la fine del secondo quarto. Questa è una vittoria importante, ora andiamo avanti e pensiamo alla prossima. L'appuntamento in campionato è già domani sera alle 20 in casa contro Brescia. Giovedì sera invece alla Segafredo Arena arriva il Barcellona, e con la classifica così corta e compatta la Virtus può e deve continuare a credere nel suo sogno. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata, arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.